Moreno Donadoni è il primo rapper della scuola di Amici. È il 9 febbraio quando si siede tra i banchi del talent show. Genovese, classe 1989, una faccia che non può non fare simpatia, Moreno va avanti a colpi di rime originali e trascinanti. È amatissimo dal pubblico e passa con facilità al serale, tra le file della squadra dei bianchi guidata da Emma Marrone. Ed è proprio durante la fase di Amici che Moreno dà il meglio, dal duetto con Fabri Fibra alla presentazione del suo album, scritto proprio con il rapper di Sinigallia. Il CD Stecca esce il 14 maggio e vola subito in cima alle classifiche. Ma le soddisfazioni personali non bastano a Moreno, che deve però fare i conti con il meccanismo del programma. La terza puntata è un momento duro per il mago del freestyle. La sua squadra perde due elementi fondamentali, Angela ed Emanuele. L'abbandono dei due cantanti provoca una grande emozione in Moreno, tanto che scoppia in lacrime quando deve salutarli. Moreno incassa il colpo e torna sul ring più forte e determinato di prima. Arriva alla finale, con i sondaggi e i rumors a favore. Il trionfo era già scritto. Moreno Donadoni vince Amici 2013, battendo Verdiana, Niccolò ed infine Greta. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la vittoria di Moreno? Ti sei mai chiesta quanti anni avevano le principesse Disney nel momento in cui hanno incontrato il loro bel principe? Good morning, my name is Max, and my day is about to start. Welcome to my bedroom.